Ciao a tutti, bentornati. Bene, nelle settimane precedenti vi ho fatto una bella carrellata per quanto riguarda il benessere interiore e vi ho parlato degli elementi nocivi e come disintossicarsi. In modo particolare ho prestato attenzione ai metalli pesanti. Oggi vi illustrerò un altro integratore che non era stato inserito perché l'ho trovato nelle mie ricerche ed è molto interessante e ora vorrei illustrarvelo direttamente dal sito. Ovviamente in descrizione vi lascio il link così potete leggervelo meglio. N-acetilcisteina, NAC, è un derivato N-acetile più comune aminoacido, L-cisteina. Fa una formula chimica, poi viene assunta sotto forma di integratore e è rivelata utile in caso di disintossicazione da paracetamolo come antiossidante, mucolitico e citoprotettore. Lo troviamo nel Fluimucil, Rinofluimucil, Dolmucul e Bronchiaxal. Anche cosa serve? Ha delle spiccate proprietà antiossidanti, oltre a rigenerare il glutatione, uno dei più importanti antiossidanti a disposizione dell'organismo. Quest'ultima attività risulta particolarmente preziosa a livello pancreatico, salvaguardando numero e funzionalità delle cellule beta e a livello nervoso, preservando la vitalità delle cellule nervose neuroni. Infine, la capacità di ridurre i ponti di solfuro presenti nelle mucoproteine ha donato alla N-acetilcisteina anche un'attività mucolitica. Virtù e proprietà come agente epatoprotettivo, come antiossidante soprattutto nelle patologie età correlate, come quelle del sistema nervoso centrale, demenza senile, elemento cardioprotettivo, mucolitico e patologie diabetiche. Le proprietà molto molto interessanti, sono fatti degli studi su pazienti affetti da brancopneumopatia cronica ostruttiva, nei quali l'aggiunta alla terapia convenzionale avrebbe ridotto il 41% la sintomatologia. Inoltre, avrebbe migliorato le capacità contrattili del miocardio, riducendo l'aggregazione piastrinica, rischio di complicanze tromboemboliche. In questo momento se ne sente molto parlare. Poi danno ossidativo dall'esercizio fisico intenso, integrità dei neuroni. L'uso di 900 mg di N-acetilcisteina avrebbe prevenuto la comparsa di disturbi uditivi. A quanto discusse, le attività antipaptotiche ed anticancerose. Come dosi 600 mg per 1 volte al giorno, per evitare i rari calcoli renali, vi consiglio di assumere molta acqua. Effetti collaterali: nausea, vomito, diarrea, emicrania, parascutanei, raramente, soprattutto seguito all'uso parentale di N-acetilcisteina, si sarebbero descritte reazioni clinicamente più importanti come orticaria, reazioni allergiche gravi, broncospasmo, ipotensione e prurito. Esistono alcune indicazioni secondo le quali i pazienti predisposti potrebbero entrare a rischio di ittiasi renale. Controindicazioni: è controindicato in pazienti affetti da cisti urinaria, ipersensibilità al principio attivo. Non ci sono interazioni con farmaci integratori alimentari, tuttavia contestuale assunzione di nitrati o carbamazepina potrebbe alterare il normale profilo farmacocinetico. Questi prodotti attivi nella stessa N-acetilcisteina con conseguenze poco prevedibili. Precauzioni: evitare in caso di ulcera peptica, calcoli renali, emicrania, epatopatie, caso di gravidanza, allattamento al seno, comunque è stato autorizzato proprio il ginecologo. Beh, quest'ultima parte diciamo che non è il mio caso, sicuramente. Potrebbe falsare chetotest utilizzati nella patologia diabetica. Vabbè, a parte la pubblicità, beh, era per tutto. Qua abbiamo varie altre informazioni su altri prodotti contenenti NAC e altre cose. Beh, per quanto riguarda l'acquisto, ci si può svagare, ci sono molti siti, anche negozi fisici, dove poterli acquistare. Bene, direi che per oggi è tutto. Vi auguro una buona settimana. Grazie dell'ascolto. Noi ci aggiorniamo tra 7 giorni.